Buonasera amici dalla TV di Alleanza Nazionale, siamo al corteo di Roma del 13 ottobre, meno tasse e più sicurezza. Siamo davanti al corteo del circolo di Alleanza Nazionale di Santa Marinella e abbiamo qui con noi il consigliere comunale Roberto Baghega. Allora Baghega, una manifestazione che dimostra che AN c'è, viva per far cadere il governo Prodi. Grande manifestazione di Alleanza Nazionale, ci troviamo proprio al centro del corteo, un corteo che ha avuto un grande successo vista l'adesione di tutti gli ambienti di Alleanza Nazionale d'Italia che provengono oggi qua per combattere insieme a noi contro un governo vergognoso. E c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di cambiare, siamo qua per manifestare questa voglia.
battaglia da parte del circolo di Alleanza Nazionale, come possiamo vedere, di Santa Maria a Santa Sera, presente qua l'onorevole Giorgia Meloni, vicepresidente della Camera. Allora, un commento su questa manifestazione. Io credo che il commento migliore per questa manifestazione siano i dati relativi alla partecipazione. 250.000 persone sono scese in piazza oggi per dire che sono stanche di questo governo, che non si fanno abbindolare dalle sue frasi fatte, che vogliono liberarsene nel minore tempo possibile per poter offrire un futuro migliore all'Italia. Noi avevamo fatto un appello e avevamo detto, avevamo chiesto a quegli italiani che hanno rabbia da vendere di venirla a gridare in piazza, e gli italiani hanno risposto, e credo che questa sia una grande soddisfazione per tutti noi. Elezioni a primavera? Speriamo. Noi stiamo lavorando per questo. Più di 250.000 le persone che oggi sono scese a Roma a manifestare contro il governo Prodi, chiedendo meno tasse e più sicurezza. Ragazzi, dove venite? Da Trapani. Allora, cosa ne pensi della manifestazione? Cosa? Cosa ne pensi della manifestazione? Che questo governo deve andare via, a casa, che sta portando solo danni in questo paese. Un paese che va male, loro pensano soltanto ai drogati, ai finocchi.